Il giornale Il giornale di Vivicentro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Ma anche in tutte le regioni del sud, perché il regionalismo differenziato attuato in questo momento senza fare livelli essenziali delle prestazioni e quindi andando sul costo standard danneggerebbe gravemente le regioni del sud, quindi stiamo cercando anche di battagliare su questo punto, perché l'autonomia è fatta su base di costi non storici, perché negli anni purtroppo la politica ha investito più al nord che al sud, quindi in base al costo storico al nord vanno più finanziamenti da parte dello Stato perché hanno costruito più asili nido, hanno costruito più servizi per le famiglie, mentre al sud si è disinvestito, perché noi prima dell'Unità d'Italia c'erano tante infrastrutture anche e servizi per i cittadini. Quindi fare tutto il giornalismo differenziato su base dei costi storici noi non siamo per nulla d'accordo, bisogna fare un calcolo per il fabbisogno standard in tutta Italia in base al numero degli abitanti della regione e quindi poi le regioni avere un'autonomia, come anche noi ce l'abbiamo autonomia con lo statuto speciale, per carità, anzi abbiamo uno statuto che dovrebbe tutelare i cittadini siciliani, anche se non sempre avviene perché la politica regionale non sempre lo applica come lo dovrebbe applicare, e questa è una battaglia che stiamo cercando anche di fare con i nostri portavoce alla regione, anche se sono opposizione purtroppo, perché ogni volta il governo regionale cambia le autostrade con il Consorzio delle Strade Siciliane, che è un ente, ricordo, non economico, di gestione della regione siciliana, dove la regione decide e nomina anche le persone al suo interno e ogni atto del consorzio viene effettuato attraverso una delibera della giunta regionale. Quindi quando qualcuno verrà qui e vi dirà non è colpa della regione siciliana perché il CAS ha i suoi dirigenti, bene, tu hai il controllo su quei dirigenti, se quei dirigenti non fanno le cose per come si deve hai il potere di buttarli fuori, e allora il problema non sono i dirigenti, il problema è la politica, e la classe dirigente è la politica di questa regione siciliana, e io fino a quando non revocheremo questa concessione al Consorzio delle Siciliane vi giuro, perché anche se sono partiti finalmente dopo mille richieste e mille email, mille telefonate inviate per chiedere di far partire i lavori in quella frana di Ledoianni, che è da 5 anni che aspettiamo che partano i lavori e che hanno soltanto da poco dato in assegnazione l'appalto, e ora l'altro giorno finalmente sono partiti per i lavori preparatori per il cantiere. Se noi non abbiamo tempi certi succede la rivoluzione. Devono togliere assolutamente la concessione al Consorzio delle Strade Siciliane, e su questo sono contenta che Giancarlo Cancellieri ieri a Gela, durante la conferenza stampa, ha detto che visto nel decreto mille proroghe, dall'articolo 35 abbiamo messo una norma sulle regole della concessione ai Benetton, ha detto e ha ricordato che il problema non sono solo i Benetton che hanno la maggior parte della linea autostrada d'Italia, ma il problema si chiama anche Consorzio delle Strade Siciliane. Quindi io lo dico a tutti quanti voi, ho iniziato la mia prima interrogazione e interpellanza è stata su questo, continuerò fino a quando otterremo questo risultato, perché è una questione di diritto del cittadino di essere tranquillo e sereno quando percorre le autostrade della propria provincia, perché noi tutti lo portiamo. Poi ci siamo occupati con Luciano anche delle ferrovie, abbiamo aumentato con una lotta che non vi dico contro la Lega perché non voleva assolutamente la quota degli investimenti per il sud dal 32% l'abbiamo portata al 40%, perché purtroppo abbiamo ereditato dal governo del PD prima del 2018, delle elezioni regionali del 2018, quindi da Del Rio, un contratto di programma e la parte di investimenti sulle ferrovie che dava soltanto il 32% di 60 miliardi di investimento a tutto il sud Italia, cioè dall'Abruzzo in giù, comprese entrambe le isole. Noi per quello che abbiamo potuto l'abbiamo aumentato dal 32 al 40, ma con l'impegno che RFI, che è Rete Ferroviaria Italiana, cioè l'ente che costruisce e fa la manutenzione della rete infrastrutturale delle ferrovie, nel prossimo contratto di programma noi aumenteremo di gran lunga l'investimento al sud, perché dobbiamo eliminare la differenza, perché non ci deve essere un paese di serie A e un paese di serie B, siamo tutti italiani, abbiamo tutti gli stessi diritti, e finalmente quest'anno dovranno partire i lavori per il raddoppio ferroviario sia della Palermo-Catania che della Messina-Catania. Nel momento in cui avremo anche l'alta capacità avremo un po' più
di civiltà nella nostra terra, ma non ce la prenderemo qui, anzi continueremo a lottare perché abbiamo bisogno di molto altro. E sulle strade provinciali anche la regione dovrebbe collaborare un po' di più, perché non dovrebbe interessarsi di dover nominare il direttore dei lavori, il signor Musumeci, perché deve nominare chi dice lui. Si dovrebbe interessare che venga risolto il problema, visto che ha fatto la dichiarazione di stato d'emergenza, perché ricordo a tutti che le strade provinciali sono di competenza della regione siciliana, in realtà delle ex province, ma gli hanno lasciato le competenze e tolti i soldi, e quello è stato poi il problema vero e proprio. Ma adesso che la regione siciliana a novembre del 2018 ha fatto la dichiarazione di stato d'emergenza, non può bloccarsi, creare un impasse solo sui nomi e sui diritti che ha il presidente della regione di dover nominare il direttore dei lavori. Perché sinceramente dargli soldi in gestione senza sapere come verranno amministrati a noi non va bene. Noi vogliamo assolutamente che questi soldi vengano sfruttati per risolvere il problema dei cittadini siciliani. Bisogna rimettere in sesso tutte le strade provinciali. Da lì, quello è il punto di partenza. Cominciamo con le prioritarie. Per arrivare a Capizzi, che veramente c'è una strada provinciale che non ci passa neanche più quasi un'ambulanza, e speriamo che non succeda mai una tragedia. Ma pochi casi sono i nostri. Nell'Ennese non si può viaggiare. Hanno ridotto questa regione in cenere. E allora, noi dal governo nazionale stiamo tenendo la mano, ma per lo statuto speciale di cui vi parlavo prima, la regione dovrebbe abbassare un pochettino la cresta e accettare un aiuto da parte dello Stato, che noi in realtà non potremmo dare così liberamente come nelle altre regioni, ma che vogliamo assolutamente dare, perché noi vogliamo garantire i diritti dei cittadini italiani e fare gli interessi dei cittadini italiani e soprattutto dei siciliani in quanto portavoce della regione siciliana. Ora, qui accanto a me vedete questo bel Baldo giovane. Lui, parliamo proprio di Giardini Naxos, lui è l'organizer del meetup qui locale, e gli ho dato il compito di mantenere aperta la sede. Quindi, le vedi tutte queste persone? Si aspettano che questa sede sia aperta, accogliente, perché noi siamo sempre per le porte aperte, quindi facciamo entrare gente, partecipazione, condivisione. E quindi ti do la parola un minuto contato, perché poi ci sono, oltre le domande, ma anche i rustici e la torta che fra poco si squaglia. Quindi, un minuto. Ciao. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io volevo associarmi ai ringraziamenti per tutti i portavoce che sono qui presenti stasera e che hanno impreziosito questo evento, e in particolare appunto ad Angela Raffa e anche a Marco Riolesi, che sono stati essenziali e hanno dato un contributo essenziale per poter aprire questo luogo di dibattito e di confronto, un punto di riferimento fisico per tutti noi attivisti e simpatizzanti del comprensorio ionico, e di questo noi siamo molto grati. Ma devo chiaramente ringraziare anche tutti i simpatizzanti e gli attivisti che hanno contribuito anche a rendere questo luogo come oggi voi lo vedete, perché qui dentro c'è una parte di ognuno di loro. E anche vorrei ringraziare tutte le persone che sono qui presenti stasera, ma anche tutti coloro che quotidianamente sollecitiamo delle nostre attività, anche per la pazienza che hanno nel prestare ascolto alle nostre parole e alle attività che portiamo avanti sul territorio. I membri di questo meetup, il meetup Giardini Naxos in Movimento, da anni cercano di dare il massimo in una serie svariata di settori, nell'ambito sportivo, a quello sociale e a quello culturale. Oggi noi ci apprestiamo ad affrontare un percorso molto complicato che ci porterà alle prossime elezioni amministrative, che si celebreranno molto probabilmente nel maggio del 2020. E per noi è sicuramente una battaglia molto complicata, e il progetto che stiamo portando avanti è un progetto che a nostro modesto parere è un progetto rivoluzionario. Perché? Perché parte da un'impostazione metodologica completamente diversa rispetto a quella che fino ad oggi è stata adottata qui a Giardini Naxos. A Giardini Naxos si è sempre partito dai numeri, si sono sempre messi insieme numeri e persone che rappresentavano quei numeri, e poi si è scelto un garante rappresentante di quei numeri e degli interessi privati che stanno dietro a quei numeri. Noi invece siamo partiti dalle idee. Non abbiamo mai parlato di numeri con tutti i ragazzi che si sono avvicinati al nostro progetto, abbiamo sempre parlato di idee, e da queste siamo partite.
Abbiamo elaborato una bozza programmatica che è già pronta grazie all'ausilio di tutti i simpatizzanti e gli attivisti, molti dei quali sono presenti questa sera. Un programma che stiamo limando e che sarà condiviso nelle nostre previsioni entro i primi giorni di febbraio. È un programma che noi vogliamo essere partecipato, per questo dico io è una bozza. È un programma che raccoglierà chiaramente dei contributi dal basso, perché vogliamo che siate voi concittadini a dirci magari di poter aggiungere qualcosa o che magari qualche proposta che noi abbiamo avanzato non è una proposta intelligente, magari andrebbe modificata. Quindi un approccio dal basso, bottom up come si direbbe in inglese, ma anche un approccio top down, cioè noi vogliamo aprirci anche al sapere tecnico in settori specifici come per esempio la gestione dei rifiuti o lo sviluppo turistico, perché sono poi i tecnici che danno concretezza e sostanza alla visione e agli indirizzi che provengono chiaramente dal potere politico. Molto brevemente, vado a concludere il nostro programma che presto potrete consultare online ma anche qui nella nostra sede quando chiaramente sarà aperta. Noi abbiamo deciso inizialmente per i giorni di giovedì dalle 18 alle 20 e anche domenica dalle 10 alle 13, però speriamo di poterla aprire chiaramente il più possibile per raccogliere tutte le istanze dei cittadini. È un programma che verterà intorno ai temi che sono cari al Movimento 5 Stelle ma che sono essenziali anche per Giardini: la tutela ambientale, la correttezza, l'onestà e la legalità nell'azione amministrativa, un grande percorso anche di digitalizzazione dei servizi amministrativi, perché è giusto che i cittadini possano accedere ai servizi nella maniera più efficace e diretta possibile. Quindi un programma di cui stiamo cercando anche gli interpreti, abbiamo già trovato diverse persone che hanno dato la propria disponibilità e chiaramente stiamo continuando con un processo inclusivo a cercare gli ultimi interpreti che mancano per poter portare avanti queste idee. Noi abbiamo anche pensato di fare delle sessioni di formazione, perché è giusto che chi si affaccia all'attività politica debba conoscere quelli che sono gli strumenti fondamentali che regolano la vita dell'ente locale, quindi lo statuto del comune, il regolamento del consiglio comunale. Quindi questo è il nostro percorso, io vi chiedo di starci vicino perché è un percorso duro, è un percorso complicato, ma noi siamo determinati a portarlo fino in fondo, con il nostro simbolo, con la nostra identità, con la nostra storia che sta dietro a questo simbolo, che è un simbolo che racchiude le tante domeniche, i sabati che noi abbiamo passato in piazza con i cittadini, con qualsiasi condizione meteorologica. E per cui questo simbolo rappresenta anche la nostra storia e la nostra identità locale qui a Giardini, e per questo chiediamo rispetto. Io vi ringrazio, ora vi lascio magari alle domande. Grazie veramente per essere qui questa sera. Allora, se non vi dispiace, nel frattempo delle domande, chiedo di creare un corridoio qui dalla porta fino al tavolo, perché si dovranno entrare i rustici che sono stati... Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vvcentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.